io posso aggiungere dopo questa serie stimolante di interventi è solo la parola grazie a quanti hanno permesso l'esecuzione di un manufatto così importante. Non sto a recitare e a ringraziare tutti, insomma, ma è ben evidente ai vostri occhi e al vostro cuore l'opera di quanti hanno contribuito a questa impresa. Se posso aggiungere una parola a quanto è stato detto, personalmente, anche per la mia esperienza più che ventennale di vescovo, sono convinto che la difficoltà principale per comunicare la bellezza e lo splendore della proposta cristiana all'uomo contemporaneo deriva, dicevo, la difficoltà principale quindi della nuova evangelizzazione, di cui ci occuperemo molto in quest'anno a venire, che vedrà un sinodo dei vescovi su questo tema, durante il quale si aprirà l'anno della fede, che il Santo Padre ci propone come ripresa organica del Concilio e del Catechismo della Chiesa Cattolica. Insomma, dicevo che l'obiezione di fondo è la frammentazione in cui viviamo tutti quanti, no? Che si vede indirettamente, non è questa una critica ma è una constatazione, anche dalla modalità troppo estetizzante, anche se già qualcosa, di cui il popolo, nel senso nobile del termine, gode di tutte le espressioni artistiche. Però sembra spesso anche questa intensa visitazione di mostre e di musei sembra un elemento quasi esclusivamente ludico, separato dal resto dei fattori costitutivi di una tensione all'unità dell'io e della comunità e ad un armonico rapporto col creato che consenta una effettiva espansione e compimento della propria personalità. Quindi io credo che gli inviti che sono stati numerosi e che sono venuti a coniugare la dimensione del bello per sua natura espressiva del vero alle altre dimensioni costitutive della nostra esistenza, penso per esempio al tema degli affetti, penso al tema del lavoro, penso al tema del riposo, che saranno l'oggetto del 7° incontro mondiale della famiglia, della visita del Santo Padre. Ecco, ogni sforzo che si faccia in questa direzione sarebbe un elemento fondamentale per quella rinascita dell'umano di cui tanto abbiamo bisogno oggi, soprattutto in Europa. E quindi anch'io, come dire, mentre ringrazio, faccio un auspicio, cioè che questo sforzo di collaborazione tra i vari musei, le varie gallerie, eccetera, si spinga oltre e incontri tutti gli altri soggetti e tutti gli altri attori di una comunicazione della bellezza di un'umanità rinnovata dalla potenza dello spirito del risorto che la nostra Chiesa propone appunto per il bene della persona e anche con le debite distinzioni per il bene della società civile. Cioè non si può più andare avanti per articolazioni separanti, la cultura, la carità, la liturgia, la catechesi, l'impegno per la giustizia, per la pace,
bisogna ritrovare con forza l'unità dell'io, e questo suppone il dono di un fattore unificante, e il fattore unificante è lo spirito di Gesù risorto, che ci comunica la forza di quell'amore originario che è vissuto permanentemente nell'unitrinità di Dio, che ci tiene in piedi, ci crea in questo momento, e che per il dono totale di sé ci ha redento in Gesù. Il grande Bonaventura diceva che la comunicazione della fede, che era una comunicazione della vita, che è una comunicazione della bellezza, altro non è se non l'espressio dell'impressio, cioè l'espressione dell'impressione che la Trinità stessa in Cristo Gesù realizza e attua nell'umano. Ecco, io credo che un evento come quello di questa sera, di cui siamo veramente cordialmente molto grati, se sta in questo quadro che sollecita tutti noi, ha detto prima una cosa molto bella, che l'opera d'arte ha una sua forza simbolica, quindi è relazionale, senza la relazione di chi la fruisce è una bellezza morta, insomma, no? Mi ha colpito visitando l'apertura del centro di arte contemporanea di Pinot alla punta della Dogana di Venezia, che innanzitutto mi ha colpito e impressionato il dominio della morte, perché su circa 100 opere esposte 70 si riferivano a cadaveri o a morti, animali e uomini eccetera, ma ce n'era una che metteva in sequenza una scultura di 7 cadaveri marmorei coperti da un lenzuolo di notevolissima bellezza formale, e però quasi incapace di parlare e di suscitare un movimento nell'io, cioè una speranza. Ecco, io credo che questo tema che l'opera d'arte deve invece provocare la libertà dell'io ad una rinascita, e che questa rinascita sta in una speranza affidabile, ecco, credo che questo sia il compito anche di questo museo, che trova qui allora una chiave di unità con tutta la vita e la proposta che la nostra Chiesa e la nostra società civile cercano di attuare. Grazie.